Lontana e misteriosa la Luna da sempre affascina gli uomini. Miti e credenze sono stati tramandati nel tempo, ma con la scienza molti di questi vengono sfatati. Veronica Barbarino. Siamo stati veramente sulla Luna? Perché non ci torniamo più? La Luna influenza le nascite? Queste e altre domande hanno trovato risposta durante l'iniziativa Stregati dalla Luna, organizzata dal CICAP, da sempre in prima linea contro le fake news e la disinformazione in ambito scientifico, e dall'Unione Astrofili Italiani. Un incontro tenutosi anche a Ragusa Ibla, oltre che in altre città d'Italia, in cui con rigore si sono distinti i fatti dalle false credenze, mantenendo uno sguardo rivolto al cielo, ma i piedi ben saldi a terra. Una tra tante è il fatto di correlare la fase della Luna, in particolare il plenilunio, la Luna piena, con un momento maggiore di nascite, che così non è. Ci sono diverse ricerche già fatte che mostrano che invece c'è proprio un'assenza di correlazione della Luna piena con un momento di picco. Da sempre fonte di grande fascino e meraviglia, il nostro satellite naturale è stato come ogni anno protagonista della giornata internazionale dell'osservazione della Luna, ideata dalla NASA e celebrato con una foto simbolo, quest'anno tutta italiana. La Mona Lisa oggi è stata scelta come immagine del giorno della NASA. È una raffigurazione della Mona Lisa, appunto Mona Lisa, realizzata con la tecnica del pixel art. È in collaborazione con Gianni Sarcone, un artista e un inventore col quale ci siamo cimentati a ricomporre la Mona Lisa attraverso questa tecnica dove al posto dei pixel ci sono proprio le lune. In particolare sono presenti le lune con la luce cinerea. La luce cinerea, che è un fenomeno di luminosità della luna, della parte scura, diciamo, della luna, dovuta alla luce riflessa della Terra sulla luna stessa. Questo fenomeno fu studiato proprio da Leonardo da Vinci.